Salve dalle macchie delle coserie, quello che vedete è broccolo e cavolfiore. Dopo che sono state piantate le piantine, dopo qualche giorno ho rincalzato con del letame e con del pollino. Però per fare in modo che ci sia una buona crescita, almeno in queste zone, è importante rincalzare il terreno più volte, diciamo almeno 3-4 volte, fino a ottenere poi il frutto finale. Come si fa? Ecco, si deve prendere una zappa come questa qua, una a due denti, si parte da questo punto, vedete, con una mano vi faccio vedere, ecco, anche all'interno senza rompere le radici, e si passa il solchetto, rincalzando più terreno possibile. La pianta rimane più in verticale, quindi se ci dovesse essere un po' di vento, regge, perché la parte del basamento si rinforza. Ecco. In più la terra diventa più omogenea, più drenante, c'è il ricambio dell'ossigeno, quindi tutta l'azione gira meglio, ecco, un po' come sbloccare il filtro della macchina, sia da una parte e sia dall'altra. Vedete? Si va da questa parte e si fa la stessa cosa. In questo caso si va avanti così. Anche all'interno passare senza rompere, staccare la radice e andare avanti. Adesso sto facendo con una sola mano questo lavoro, quindi si farebbe più comodo, ma vi faccio vedere perché con i cavalletti, non avendo nessuno che mi riprende in questo momento, non è facile con un cavalletto, perché l'unica, come si dice, posizione non rende molto i video, ecco. Se almeno con una sola mano vi faccio vedere, vedete già facendo adesso per tutto il resto e anche per tutto quello che c'è giù da fare, questa roba, queste piantine si raddoppieranno, diventano molto più vigorose e molto più interessanti. Questi sono i trucchi che noi utilizziamo spesso, quello di toccare più volte il terreno rincalzandolo e poi aggiungere anche mano a mano anche un po' di concime se dovesse servire. Vi saluto, queste sono le olive che adesso cominceranno a diventare sempre più nere. Vedete, questa è la spezzanotta. Vedete che bella oliva. Con le mie esche naturali le porto a questa qualità. Sono più o meno una quarantina di piante da raccogliere e sono belle cariche quest'anno, sincero. La mia potatura che tanto mettere in discussione, poi insomma, nei fatti, porta da un'altra parte, dico. Quando poto, molte persone che passano ridono, ma intanto poi al frantoio ce le porto io le olive di qualità, se ci fate caso. Voi fate tanti belli commenti, ma le olive di qualità poi ce le porto io. A me mi interessa portare le olive, non le critiche. E le olive, come vedete, ve la faccio vedere ancora meglio, ecco, casomai ci sono dubbi, sono queste qua. Queste